uno comincia a fare teatro perché ha voglia di mettersi in gioco, perché ha voglia di vedere che cosa è in grado di fare, perché ha voglia di giocare, no? di incontrare persone nuove. Da anni sono qua, quindi per me è un po' famiglia, che posso essere me stessa. A me mi piace un sacco, mi trovo come fosse sono casa mia. Gli amici, le fiducie con gli altri, per conoscere le persone che vengono dal fuori dell'Italia, come me, io vengo da lontano. Cioè non sapevo a cosa aspettarmi e subito, cioè subito l'ho sentito mio, cioè mi sono sentito, sì, parte di questo gruppo come se ci fosse stata da tanti anni. Mi sono trovata in un ambiente veramente unico di persone da tutte le parti del mondo. Io ho amato molto il teatro quando ho 15 anni, poi il fatto che sono qua staccato 10 anni, ho trovato questa compagnia, quello che cercavo l'ho trovato. Compagnia dei rifugiati è proprio l'esempio migliore di tutti i miei pensieri, perché poi spesso parlo anche con gli altri e noi abbiamo tutto il mondo in una sala piccola che proviamo. Un altro tipo di incontro e di condivisione, ecco. Bisogna fare teatro perché ogni giorno, ogni momento imparo qualcosa. Il teatro secondo me è un luogo in cui si impara a salvarsi insieme. Creare la piena consapevolezza di come possiamo essere cittadini di questo mondo. Adesso è davvero, guardo con occhi più aperti che c'erano prima e vedo di più. Noi parliamo di cose frammentarie, difficili, però riusciamo a parlarne in modo umano, politico, poetico, culturale e credo che, come dire, l'ho visto sempre come un teatro di resistenza, no? Cioè non ci disumanizziamo facendo teatro, condividendo queste idee. Ti restituisce la mancanza della famiglia, ma proprio con questo senso, non è che è solo per dire. È una grande famiglia, bellissima, persone stupende. Una comunità un po' leggera, che però un po' appunto parla di alcune cose che ci riguardano tutti.